Omicidio colposo, questa l'ipotesi di reato sullo spaventoso incidente in Via Romana, in cui ha perso la vita Lauro Nofri, un 74enne di Arezzo, travolto sul marciapiede a bordo della strada da un'ambulanza. Il mezzo di soccorso si è capovolto dopo lo scontro con un pullman di linea. Il PM Giulia Maggiore ha infatti aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dello schianto e il quadro delle responsabilità. La Polizia Municipale di Arezzo intanto sta raccogliendo tutte le testimonianze, in particolare quelle dei presenti nei mezzi che si sono scontrati. Gli agenti hanno sequestrato sia il pullman TM proveniente dalla Valdichiana che l'ambulanza della Misericordia di San Sepolcro. Gli agenti della Municipale hanno già espletato le formalità per il riconoscimento della salma, che domani sarà consegnata ai familiari per procedere così al funerale. Intanto il mondo del volontariato e del soccorso si è stretto intorno ai colleghi coinvolti nello scontro. Permettete un piccolo ricordo di chi ha perso la vita, i suoi familiari, la vicinanza ai familiari e tante condoglianze a parte mia. Poi un pensiero al medico che era sull'ambulanza e ai volontari che giornalmente mettono a rischio la loro vita. Fare l'emergenza territoriale è un mestiere duro, difficile, non è come stare in un ambulatorio o come stare in un reparto. Giornalmente ci mettiamo in gioco le nostre vite per salvare altre vite, perché stare in strada è pericolosissimo. Come è pericoloso andare nei boschi, andare nei crepacci o andare in case diroccate, ma soprattutto anche in autostrada, dove ci sfrecciano accanto auto ad alta velocità. Io con questo chiedo anche rispetto nei confronti del volontariato, perché ho letto dei commenti che sono più da bar che commenti seri, e voglio specificare una cosa sola, che i volontari che montano in ambulanza non sono improvvisati, sono persone formate, fanno 300 ore di corso di livello avanzato, dopodiché l'autista fa un corso di guida sicura organizzato dalla Misericordia della Regione Toscana. Pertanto non si improvvisa niente. Dalle giudizi di come è andato l'evento c'è la magistratura, ci sono le forze dell'ordine, fanno i loro accertamenti. Io dico solamente che un'ambulanza che è in sirena e che ha lampeggianti e quindi sta trasportando un paziente critico, che sia un codice giallo o un codice rosso, non cambia niente per il codice della strada, non può forare o bucare gli stop nei semafori, deve comunque avvicinarsi, ma ha diritto ad avere la priorità, perché sopra c'è un paziente che non sta bene. Pertanto ricordo a tutti, e questo è il problema vero, che spesso gli abitacoli dei mezzi nostri, tra radio, condizionatore, telefono, auricolare e quant'altro, le sirene non si sentono. Che preso la rotta posteriore vuol dire che aveva già imboccato il semaforo e stava quasi per uscire dal semaforo. Però ripeto, questo non spetta a me dare giudizi in merito, io dico semplicemente come stanno le cose, quello si vede insomma tutto sommato. Certo la scena dell'evento era una scena che si presentava malissimo, era una scena pesante, come pesante oggi sono andati ad avere l'ambulanza, che è una cosa che fa venire i brividi a vederla. Le condizioni del paziente trasportato dall'ambulanza, un 60enne di Citerna, sarebbero in via di miglioramento. Rimane comunque ricoverato all'ospedale San Donato. Gli altri feriti sono stati tutti dimessi.